mio nome è Enzo Camerino, il numero dei campi di concentramento è 158-509, nato il 2 dicembre 1928. Il 16 ottobre era di sabato, alle 5 di mattina sentiamo bussare alle porte. Bussavano alla porta alle 5 di mattina, mio padre va a aprire la porta e c'era un tedesco, un fascista, con un biglietto, dice preparate la roba, oro, gioielli, un po' di mangiare per un viaggio di per 8 giorni. L'hanno preso, ci hanno messo nei camion e ci hanno portato al collegio militare. Là siamo stati 2 giorni. E dopo ci hanno portato con i camion alla stazione di Burtina, ci hanno messo dentro i vagoni bestiami, quasi una cinquantina di uomini e una cinquantina di persone ogni vagone. Uomini, donne, bambini, vecchi, giovani, tutto così. Il mio padre ha preso una coperta e ha fatto un posto, un angolo, per le donne si devono andare a fare un goccio d'acqua, qualche cosa, lo sai. Dopo ci hanno rimesso nei vagoni e ci hanno portato a Buchenwald, siamo arrivati. Lì ci hanno diviso tutti quanti, uomini da una parte, femmine dall'altra, bambini, uomini anziani, malati, tutti divisi. È venuto un interprete che parlava il tedesco e ha detto chi può lavorare si mette da una parte, chi non può lavorare si mette dall'altra. C'erano certi giovanotti di 20 anni, 25 anni che c'avevano un negozio qua e che lavoravano lì. Via, e si mettono da una parte dove non si lavora. Invece mio padre dice mettiamoci da parte dove si lavora. Avanti. Sono stato insieme con Luciano, mio padre a gennaio è morto. Tutti i giorni quando ci ripostavano al campo, lo sai, la mattina passavo e andavamo a lavorare, la sera passavamo per andare al campo. Il giorno ripassavo e andavo da là, la sera passavo e andavo da là. C'era un albero di mele che mi attirava, ma certe mele grosse così. E un giorno mi è girata la testa, ho preso, sono uscito dalla fila, ho preso una mela. Meno male che quello non mi ha sparato, avevo preparato già il fucile per spararmi. Mi sono rimesso in fila, dopo quando siamo entrati nel campo avrà fatto il rapporto, quello che ti pare, e ha preso e mi hanno mandato a lavorare sotto la miniera, 600 metri sottoterra, le gallerie un metro e mezzo, in ginocchio, per 12 ore al giorno. Io sono stato dentro e non sono uscito più per un po' di tempo e era un campo dei prigionieri, c'erano i russi, c'erano i prigionieri di guerra. Allora io stavo là dentro e Luciano andava a lavorare. Lo sai, certe volte portava i morti verso i boschi e li sotterravano. Perché lì non c'erano le camere, i forni crematori, non c'erano.
Le radici sono scappato e ugualmente, uguale, io ho detto a Luciano, dico qua io me ne vado. Dice, ma ti ammazzano, siete pieno, mi fa. Tanto dico, devo morire qua, o moro là, è uguale, cosa vuole? Ho preso, me ne sono andato via, e dopo 5 minuti, 10 minuti, vedo Luciano che via con un altro amico, me li ha preso. E sono scappato. Nel 44, 43, 44, un anno e mezzo.